partecipazione, entriamo subito nel vivo di questo nostro primo incontro sul DPP e chiamo il sindaco ingegnere Marco Potiveri. Saluto. Buonasera, mi associo ai ringraziamenti per la partecipazione a questo primo incontro. Riprendiamo un discorso interrotto qualche anno fa, sempre con l'architetto Mininanni e con molti dei presenti in questa sala. Era il 2011, io non ero sindaco, c'erano altri amministratori, era da poco deceduto l'allora sindaco Vittorio Cotì ed era Mauro Russo, che ho visto in sala, il sindaco facente funzione nel dicembre 2011, quando ci fu il primo incontro di presentazione del documento programmatico preliminare del piano urbanistico intercomunale Unione dei Comuni Melendugno-Vernone. Da allora sono accadute un po' di vicende, sono diventato sindaco io, è cambiato il sindaco di Vernone e purtroppo quel percorso, come abbiamo avuto modo di spiegare anche durante i consigli comunali, si interruppe perché Vernone aveva avuto da poco l'approvazione definitiva, forse dopo 25 anni, del proprio piano urbanistico generale, il PUG di Vernone, per cui l'allora sindaco Luca De Carlo, nonostante le insistenze mie dell'architetto Pedraghi e dell'architetto Mininanni, non ne volle sapere di continuare questo percorso, per cui abbiamo riavvolto il nastro e abbiamo ripreso questo percorso come comune di Melendugno. Io ringrazio tutti quelli che hanno portato all'adozione del nostro documento programmatico preliminare. In primis, l'ho citato prima, l'architetto Salvatore Pedraghi, che è il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Melendugno, quindi anche del settore urbanistico. Insieme a lui tutti i tecnici che si sono spesi, c'è in sala l'architetto Monteduro che ha questo incarico particolare di seguire la nostra strumentazione urbanistica. I miei amministratori, i miei consiglieri e assessori Giancarlo Galati e Sara Candido, insieme agli altri che stanno in sala, che hanno seguito da più vicino questa fase e questa prima fase. E ai ringraziamenti associo anche i ringraziamenti per gli ospiti che ci hanno raggiunto questa sera. Ci abbiamo tenuto nell'organizzazione di questo, ripeto, primo incontro, io spero di una fase partecipativa, intensa e collaborativa quanto più possibile, di avere rappresentanti degli ordini professionali, di tutti gli ordini professionali. Io ringrazio, è arrivato anche il rappresentante dei geologi, della loro presenza, dei presidenti direttamente, dei delegati dei presidenti, perché è importante anche affrontare queste tematiche che sono sì tecniche e urbanistiche, quindi con i rappresentanti di tutti i tecnici, ma anche con i cittadini, perché parliamo e noi lavoriamo oggi perché il futuro del nostro territorio per i prossimi 20-25 anni abbia delle linee di indirizzo e delle strategie ben precise. Il nostro strumento regolatore, il PRG, è ormai un po' vecchiotto, ha bisogno di manutenzione, dico io, e ha bisogno di essere ripensato, perché le esigenze che stavano alla base di quel piano regolatore, le esigenze sociali in generale, sono differenti rispetto a quelle che possono apparire oggi o nei prossimi anni. Abbiamo bisogno di ripensare il nostro futuro. L'architetto Mininanni ha redatto come ufficio di piano e tecnico incaricato una idea di base che è descritta da questa immagine che ha quelle tre fasce di tre colori, e loro vi spiegheranno i significati di questa fase. Noi quello che chiediamo come comunità è quello di cercare di correggere gli errori del passato, di limitare o sminuire quelle che sono gli errori, le negatività, le criticità del nostro territorio e di esaltarne invece tutte le altre peculiarità. Si va verso uno sviluppo, si dice, sostenibile, quanto più sostenibile possibile, e noi in questa visione di futuro sostenibile vogliamo che il territorio di Melendugno, di Borgagna, delle
località marine e della costa in generale sia all'avanguardia della Regione Puglia. Avevamo invitato anche l'assessore regionale, mi ha chiamato all'ora di pranzo dicendo che non ce la fa a venire a Lecce e poi tornare a Bari per un altro incontro. Aveva chiesto di sostituire l'architetto Battaglini degli uffici dell'urbanistica di Lecce, della Regione Puglia, che però ahimè ha subito un piccolo incidente automobilistico e quindi non può raggiungerci. Però ecco, ci saranno altre occasioni. Noi vogliamo che questo percorso, e lo dico a tutti presenti, tecnici, cittadini, consiglieri di minoranza, mi fa piacere della presenza di Luca Dima, di Mauro Russo, non so se c'è qualche altro consigliere, di che questo percorso sia quanto più partecipato, condiviso, trasparente, perché gli obiettivi che dobbiamo raggiungere non sono gli obiettivi dell'amministrazione Potio, dell'assessore Galati o di qualche amministratore di turno, ma sono gli obiettivi di una comunità, gli obiettivi che devono essere quanto più condivisi possibile. Io so che i problemi e le criticità dal punto di vista urbanistico sono tanti, ci sono quelli che non vogliono più avere terreni edificabili perché pagano IMU e non riescono a realizzare, a costruire come era magari 30 anni fa, ci sono quelli che invece vogliono poter fare qualcosa magari legata allo sviluppo agricolo, allo sviluppo agrituristico, ecco, ci sono tanti settori, allo sviluppo turistico, perché le nostre marine sono all'avanguardia in questo settore, ecco, ci abbiamo da dibattere e quello che vorrei io è che da questo dibattito uscisse una decisione. Intanto ringrazio il sindaco, l'amministrazione, l'ufficio tecnico, insomma, per l'invito a partecipare a questo incontro. Abbiamo partecipato senza riserve, o comunque la presenza del nostro ordine mia personale è senza riserve, perché uno strumento di pianificazione quale quello che si appresta l'amministrazione ad adattare, approvare, comunque a discutere, è uno strumento che comunque incide, impatta, come ha detto il sindaco, su tutto quello che è lo sviluppo sociale, economico, ambientale di un territorio. Peccato per questa opportunità che è stata persa, perché comunque diciamo un piano pubblico intercomunale sarebbe stata una cosa molto importante, anche in considerazione del dibattito oggi che c'è sul discorso sui piani costi e su tutti i territori riveraschi, che comunque per l'economia del nostro territorio hanno un'incidenza significativa, quindi fare un piano coordinato insomma intercomunale sarebbe stato una cosa proficua. Comunque ciò non toglie che comunque l'invito che posso fare nel mio piccolo, non conoscendo architetto il piano e quindi al buio, è quello di tenere conto comunque obbligatoriamente diciamo per quanto possibile dell'intersezione, che è uno strumento che si deve interfacciare per l'edificazione per la popolazione, per le future generazioni, che si interfaccia tra l'entroterra del territorio e quello che oggi denota l'economia diciamo sostanziale del territorio, quindi il territorio e la parte di Vierasca, sia uno strumento di dialogo continuo e possibilmente, per quanto possibile, dinamico. E nello stesso tempo un invito all'amministrazione, a tutti i componenti dell'amministrazione, maggioranza e opposizione, a tutti i cittadini che vogliono e possono dare un contributo su questo, che si faccia quanto più possibile in fretta, perché un PUG che si inizia a fare oggi, fra 5 anni, con Xylella, con tutte le norme che si stratificano nel tempo e che comunque rischia comunque di vanificare diciamo quelli che sono gli obiettivi che in questo momento un'amministrazione si sta ponendo, perché ci sta un dinamismo normativo del territorio, dell'economia, che diciamo diventa sempre più globalizzata, che porterebbe comunque a una parziale vanificazione. Fra 15 anni probabilmente quello che sta pensando adesso il sindaco non avrebbe più valore, senso, insomma dovrebbe essere ripensato con una prospettiva diversa. Quindi un invito accorato davvero da parte nostra come ordine, non soltanto per la rappresentanza diciamo personale così fugacemente, ma come categoria, per quanto ci è possibile, per quello che ci è possibile parteciperemo a dibattiti magari con più cognizione di causa rispetto a quella di oggi, perché oggi sindaco i contenuti dobbiamo ancora
è aperto il dibattito, può essere attraverso il nostro ordine, ma credo che posso, almeno con disponibilità dei colleghi degli altri ordini, mettere a disposizione i nostri ordini per fare un cassa di risonanza verso i colleghi tecnici e verso la popolazione per la presenza continua su questo documento che non deve rimanere, secondo me, per il futuro di Melendugno, del territorio nostro e di tutti quelli che si apprestano a un adempimento previsto da una legge 20 del 2001 molto vecchia. Cioè, ma deve essere un momento reale proprio di sfida da parte delle popolazioni, dei tecnici verso l'obiettivo che ci vuole portare. Architetto De Matteis, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Lecce. Buonasera a tutti, grazie Sindaco, grazie Amministrazione per questo invito, per questa volontà, diciamo, di inserire a fianco alla cittadinanza le categorie professionali in questo accompagnamento, diciamo, di partecipazione, di coinvolgimento che l'iter di approvazione del punto. Uno dei rari casi in cui si continua a pianificare nel Salento, anzi direi in Puglia, malgrado leggi, imposizioni, obblighi, piani sovrastrutturali o sovrastrutturali, perché evidentemente il particolare appunto ha perso forse quella PIL di cui parlava prima il sindaco, della prima necessità, quella di dover costruire o di dover fare qualcosa, per cui diventa quasi secondario per immaginare che invece adesso, più che mai, lo sforzo della pianificazione ha ragione di senso, perché non punta in direzione del fabbisogno espansivo, ma di quello che è il senso effettivamente di un territorio già trasformato completamente dalla seconda, da riqualificare molto probabilmente perché anche eccessivamente trasformato, ma che soprattutto deve affrontare tematiche di cui non ci siamo occupati finora. Voi siete entrato in trincea su uno degli aspetti forse più delicati di queste trasformazioni. Dispiace anche a me sentire che effettivamente quello, a maggior ragione, dispiacere condivido anche io con quello dell'ingegnere dell'Anna, che non si sia capaci di affrontare la pianificazione climatica della pianificazione proprio perché a scala non comunale insieme agli altri comuni. Questo evidentemente è un pegno che si paga. Ripeto, ma che erano anche sforzi molto importanti, molti anni fa era stato redatto perfino un piano di coordinamento provinciale che sembrava dovesse essere quello che all'interno di una lettura straordinaria fatta dal professor Secchi a suo tempo si potessero veramente ogni storia particolare incanalarsi all'interno di quel senso, di quella visione molto, molto strategica, molto importante. Ecco perché credo che sia effettivamente molto, molto utile, grazie davvero, se le categorie professionali vengano quantomeno da osservatori, ma comunque in qualche modo coinvolti in questi processi di situazione. Perché mi sembra che questo allontanarsi dal particolare è vitale alla luce anche di alcune derive, lo devo dire con molta franchezza, che sta prendendo la normativa regionale. C'è una legge in corso di approvazione, insomma, si sta tentando di approvarla, sulla cosiddetta legge sulla bellezza, vorrebbe perfino far diventare prassi questa risposta al fabbisogno particolare, allontanandosi quasi in maniera definitiva dalla volontà di essere invece strategicamente visionari. Quindi mi fa piacere, conoscendolo tra l'altro, il valore di Don Minani, non ho dubbi che su queste linee si batterà perché appunto il valore della pianificazione di uno sguardo non dall'alto ma lontano del nostro lavoro. Antonio Vergara per l'Ordine dei Geometri di Lecce. Buonasera, grazie Sindaco per l'invito. Porto i saluti del Presidente Ratano che non è potuto intervenire perché mi ricollego a quello che ha detto l'architetto, c'è oggi in contemporanea una riunione a Bari della rete delle professioni appunto e ha portato le risultanze
della nostra collaborazione. Come collegio abbiamo preparato le nostre proposte, il nostro studio e lo abbiamo portato. Ovviamente non possiamo che accogliere con piacere questa che ormai è diventata un'abitudine, là dove le amministrazioni devono fare degli interventi sul territorio, dei piani, di coinvolgere gli ordini professionali. Incomincia a funzionare da noi anche la rete delle professioni, speriamo che funzioni meglio la rete delle professioni, perché se il lavoro lo facciamo tutti insieme sicuramente possiamo essere più utili alle amministrazioni, a tutte le amministrazioni, quindi da quel punto di vista ci dobbiamo sforzare sicuramente un pochettino più noi per fare sintesi e collaborare di più. Mi collego alle parole del sindaco, perché noi come ordine professionale, senza se e senza ma, siamo certamente per lo sviluppo sostenibile. Questi piani urbanistici, quando si vanno a fare, devono essere dei piani urbanistici, ma devono pure comprendere che da lì passa lo sviluppo non solo delle città, ma lo sviluppo di tante persone che lavorano nelle città. E quindi bisogna andare veramente a riflettere e fare tesoro anche magari delle cattive esperienze che sono avvenute in altri territori. Io faccio l'esempio di Lecce, la mia città. Noi abbiamo un problema grossissimo nel centro storico con le attività food, non food, ricorsi, non ricorsi. Quindi in questi piani fare tesoro di queste cose secondo me sarebbe importante. La nostra collaborazione, sindaco, è totale. Disinteressata, totale, mettiamo a disposizione tutte le nostre risorse per ogni cosa. Questo vale per il PUC, ma per qualunque cosa. Io non so quanti colleghi siamo presenti in sala, ma sicuramente farò in modo che i colleghi si mettano a disposizione sul territorio. Parola al dottor agronomo Centonze, presidente dell'Ordine degli Agronomi di Lecce. Grazie, buonasera a tutti, grazie sindaco dell'invito. E allora, è inutile che io mi ripeta nel dire piacere che noi come ordine, ovviamente, io in particolare come rappresentante dell'ordine degli agronomi oggi a rappresentare il mio ordine, a far parte ovviamente dei cosiddetti saperi esperti, no? Architetto che si confrontano con i saperi comuni nella redazione di un programma che dal mio punto di vista non deve essere una macchia di colore su un foglio. E questo è l'errore, c'è un errore concettuale questo che è stato fatto negli anni passati, e cioè naturalmente zonizzare il territorio senza conoscerne quali sono i vari elementi che lo compongono e i rapporti tra i vari elementi. Io questo sollecito tutti naturalmente a comprendere. Il nostro territorio per certi versi ha perso quella capacità di rigenerazione, no? Vedi naturalmente tutto quello che sta succedendo, il degrado che c'è. Ecco, noi dobbiamo capire che cosa naturalmente ha provocato questo e rinnescare il processo rigenerativo. Come lo facciamo? Con un adeguato strumento di programmazione che vada a guardare quali sono questi elementi, quali sono i rapporti tra vari elementi, che sia sì sostenibile dal punto di vista, è chiaro, ambientale, che si guardi soprattutto alla qualità naturalmente dell'ambiente e della vita dei suoi abitanti. Ecco, questo naturalmente, su questo noi ci troviamo d'accordo, ci troveremo sempre naturalmente a lavorare con tutti. Rinnovo naturalmente all'architetto Mininanni la disponibilità ad affrontare anche nuovi percorsi. Noi ad esempio come ordine ci siamo posti il problema del giusto un inciso, no? Ecco, giusto un inciso. Ecco, la programmazione è fondamentale per un territorio, però non possiamo fare tutto dappertutto. Noi partiamo dalla potenzialità agricola, dalla suscettibilità di un territorio a... Presidente dell'Ordine dei Geologi di Lecce, il dottor Gianni Guarta. Grazie, non sono il presidente perché il nostro ordine è un ordine regionale, quindi sono il consigliere di riferimento nell'area salentina. Noi siamo contenti come ordine e naturalmente porto i saluti del presidente Salvatore Valletta, che è impegnato anche lì in questa riunione della rete delle professioni tecniche. Noi quando veniamo coinvolti in queste occasioni non possiamo che essere contenti, perché lo devo dire con grande chiarezza, il geologo viene tirato in ballo sempre dopo.
finalmente ci sono occasioni in cui queste professionalità e queste competenze vengono chiamate in fase di programmazione, in fase di pianificazione. La conoscenza di un territorio è un fatto da cui non si può prescindere, quindi le cosiddette invarianti strutturali che nascono da una conoscenza approfondita del territorio è la parte di partenza, perché da questo si ha il condizionamento delle possibili prospettive di un territorio. Accanto a questo però c'è anche una diversa aspettativa nei confronti del territorio in base in rapporto alla sua resilienza. Questi cambiamenti climatici di cui non possiamo non tener conto già da qualche decina d'anni, ma nell'ultimo decennio certamente hanno condizionato alcuni aspetti negativi su tutto il territorio nazionale, ma il nostro non è da meno, e soprattutto la parte costiera del territorio di Melendugno soffre queste problematiche, e credo che bisognerà tener conto in un concetto di fruizione del litorale. Quindi questo è un fatto importante. Poi il territorio di Melendugno ha anche parecchi elementi di altissimo valore ambientale, che sono sia di carattere faunistico ma anche di carattere idrogeomorfologico. Io ho visto qualche tavola del documento di programmazione, mi è sembrato di non aver visto ancora le tavole che riguardano, io quando vedo i colori per formazione io non posso che non pensare alla parte geologica, alla parte, sono delle carte tematiche che esprimono la conformazione di un territorio. Mi è sembrato di non aver visto ancora nulla da questo punto di vista, però ho visto le carte del PPTR, ho visto la VAS, ho visto alcune carte che penso facciano parte della prima fase di documentazione da produrre. Ora io dico, o meglio, faccio una domanda all'architetto Milinari. Noi abbiamo una pianificazione, piano coste, PPTR, che è una pianificazione che soffre del problema di scala, quindi noi dobbiamo approfondire dal punto di vista geologico, idrogeomorfologico, degli elementi, diciamo, di valenza da questo punto di vista, e modificare quello che il PPTR non è riuscito a fare. La sensibilità dei comuni su certi temi ambientali e geomorfologico, per esempio la presenza di doline, che non so che cosa, se possono essere presenti o meno sul territorio melendugnese, è a carico dei comuni. Sono degli elementi di altissimo pregio perché condizionano il deflusso superficiale, quindi cioè, anche in prospettiva di queste variazioni climatiche possono rappresentare delle zone a rischio, anche se il paese, gli strumenti di pianificazione per il momento magari non ne hanno tenuto conto. Quindi dobbiamo cercare di non, ecco, dico adesso una parola, di non lesinare sulla parte geologica, sia per quanto riguarda le indagini sul territorio, sia per poter consentire ai tecnici di svolgere un lavoro degno di essere professionalmente degno. Quindi cerchiamo di non trascurare questo aspetto. Oltretutto c'è la parte, è vero che la programmazione immagino sia prevalentemente di riqualificazione, perché sul costruito, magari in un territorio come Melendugno, forse il costruito ha ancora la necessità di potersi sviluppare naturalmente consapevolmente, però in questo senso dobbiamo tener conto delle criticità litologiche e anche degli aspetti sismici che stanno diventando anche questi non trascurabili, quindi pensare anche ad un tematismo che tenga conto della zonizzazione sismica, della microzonazione sismica di secondo livello potrebbe essere un ulteriore valore aggiunto da tenere presente in una pianificazione. L'ultima cosa che mi viene in mente anche è quella del problema del radon, di cui si sente parlare tanto, però è una cosa che viaggia sotto traccia perché è un gas che è inodore, però è un problema anche quello nel Salento. A Lecce abbiamo zone rosse, quindi superiore a 300 becquerel per metro cubo di esalazione di radon, che hanno messo in crisi parecchi edifici pubblici, scuole, eccetera. Quindi anche questa, oltretutto, ce lo dice
di fare degli studi appropriati alla legge 30 del 2016. Quindi anche su questo tema, in fase di pianificazione, dobbiamo stabilire anche in una prospettiva di sviluppo edilizio di poter conoscere per bene il nostro territorio. Quindi veramente, Sindaco, non cerchiamo di non stare a guardare qualche migliaio di più o in meno da assegnare agli incarichi al geologo. Grazie. No, allora Tieto Petraghi, mi sembra che l'ufficio di piano, diciamo, lo staff di piano sia composto sia dall'architetto, l'architetto Monteduro, l'architetto Petraghi, ci sta l'agronomo e sarà integrato anche dal geologo oltre che dall'esperto legale. Diciamo, non ci facciamo mancare niente come comune. Grazie. Ti voluto dire, già magari è stato detto in maniera molto competente dai nostri ospiti, e quindi siamo d'accordo su tutti. Su tutto. Per quanto riguarda il discorso dell'isolizzazione, noi vogliamo superarla questa isolizzazione, ma già il PUG rispetto al PRG supera il concetto di isolizzazione e va invece sulle esigenze reali del territorio. E naturalmente poi un tipo di rappresentazione poi ci deve pure essere per farci capire di che cosa vogliamo fare. Allora, come accennava il sindaco, il discorso del DPP va a radici un po' lontane. Noi ci eravamo posti un obiettivo molto ambizioso di fare un PUG intercomunale, mettendo insieme due importanti comuni della provincia di Lecce, Melendugno e Vernole, proprio perché volevamo uscire da questa nostra piccola particolarità, che tanto piccola non è, perché noi siamo uno dei comuni più importanti da un punto di vista territoriale della provincia di Lecce. Però con Vernole, che anch'esso è un comune molto importante a livello territoriale, oltre anche un grosso centro limitrofo a noi, volevamo disegnare un modello di pianificazione poco a poco più estesa. E per fare qualche esempio si diceva: c'è il vantaggio, qual è il vantaggio? Cioè, in una realtà turistica importantissima di questo territorio, anche le infrastrutture, nel momento in cui si studia un piano intercomunale, possono essere utilizzate. Non lo so, invece di fare due aeroporti ne facciamo uno. Che se ne facessimo uno sarebbe già un risultato. E quindi avevamo tentato e avevamo avviato con buone speranze questo piano intercomunale. Poi le vicissitudini del Comune di Vernole e le scelte poi successive hanno in qualche modo stoppato questa procedura che era stata già iniziata. Avevamo fatto degli incontri sia a Vernole che due a Melendugno, e poi c'è stato un periodo di stasi proprio perché si aspettava di decidere se questo processo doveva continuare o meno. Poi alla fine, dopo un po' di tempo, non è continuato, si è interrotto, e quindi noi abbiamo ripreso la pianificazione del nostro territorio con un PUG del comune di Melendugno. Naturalmente in questo lasso di tempo non è che ci siamo stati fermi così. Ci avevamo attrezzati come comune di Melendugno, avevamo costruito un ufficio di piano, dotando l'ufficio delle attrezzature anche informatiche che sono necessarie ormai per questo tipo di progettazione. Con l'occasione ci eravamo concentrati e abbiamo digitalizzato il nostro piano regolatore generale, che i tecnici sanno che cosa era prima, una cartografia al 5000, poco chiara, poco distinguibile nelle varie zonizzazioni, che ripeto adesso
col PUG cambia proprio come concetto, per avere una base cartografica sulla quale poi andare a progettare il futuro di questo territorio. Il futuro di questo territorio che, diciamo, rispetto al passato legato ad uno strumento statico, qual è il PRC, ma comunque che aveva una sua valenza di programmazione e di intervento sul territorio, passa adesso su un intervento più dinamico, su uno strumento più dinamico e più partecipativo, sulla base delle esigenze del territorio e della collettività. E quindi adesso la palla passa un poco agli attori territoriali, che così come vengono definiti, che sono i singoli cittadini, le associazioni e anche gli enti, naturalmente. Quindi siamo nella fase in cui viene ripresentato questo documento programmatico preliminare, che nel frattempo è stato meditato, forse poco di più, è stato verificato, è stato più adattato al nostro concetto di territorio, anche rispetto alle istanze che ci sono nel frattempo pervenute al dibattito, che anche se diciamo un po' sotto traccia si è attivato. E quindi oggi presentiamo questa base, che è la base del nostro PUG, del comune di Melendugno. Quindi sugli aspetti proprio delle previsioni, del quello conoscitivo, io naturalmente poi ce li illustrerà l'architetto Mininanni, volevo dire soltanto che al centro di tutta questa nostra azione adesso c'è l'ambiente e c'è il territorio. Ci sono gli interventi sostenibili per il territorio che noi abbiamo continuato a fare in questi anni, sia a livello di opere pubbliche che di edilizia privata, verificata per quanto riguarda le autorizzazioni, sia in base al nostro PRC che in base al piano paesaggistico regionale. E in qualche caso questo ha avuto un problema di mancata, come devo dire, attuazione di alcuni interventi che pure erano stati proposti, però noi siamo in un territorio complicato sotto l'aspetto ambientale, e a livello di amministrazione abbiamo certamente fatto di tutto per poter comunque diciamo andare avanti in un'azione di trasformazione sostenibile del territorio. Grazie. Buonasera a tutti, grazie della presenza a tutti quanti, ringrazio i nostri ospiti, c'è qualcuno che deve andare via, quindi ringraziamo. Grazie a tutti, grazie. Appunto, finalmente entriamo nel vivo della discussione del nostro nuovo documento programmatico preliminare. E mi riallaccio a quello che è stato detto precedentemente dai miei colleghi e da tutti quanti, in sostanza su quello che sarà il nuovo piano urbanistico generale del comune di Melendugno. Si parte, o meglio, si riparte dallo studio, da quello che è dagli anni 99-2000, quando è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Melendugno, ad oggi ha fatto sì che lo sviluppo della nostra marina e dei nostri centri urbani sia quello che era stato studiato per come era stato impostato il piano. Oggi come oggi abbiamo dovuto adeguare naturalmente agli strumenti in vigore, uno su tutti il PPTR, che limita molto la nostra, diciamo, il nostro settore, soprattutto in base all'edilizia,
e conserva, non limita, anzi conserva quello che deve essere in sostanza uno sguardo al futuro, alla sostenibilità, all'eco, alla bioedilizia e a tanti altri aspetti che magari sottovalutati negli anni precedenti. Non mi dilungo molto, passo adesso la parola all'architetto Mindinanni che magari entrerà nel vivo del piano. Grazie. Ringrazio ovviamente i miei colleghi esperti delle altre discipline che mi hanno preceduto per essere intervenuti e per aver dato questo saluto più articolato, diciamo. Parto da questa immagine proprio perché i saluti mi impongono di farlo per le cose che sono state dette. Queste immagini non sono rappresentazioni di colori. È chiaro che è un'immagine sintetica che rappresenta un percorso che, insomma, è una lunga attività. Forse abbiamo commesso qualche errore di comunicazione, ma questo è uno strumento che ha già prodotto quadri conoscitivi molto approfonditi, almeno per quanto ci riguarda, ed è per questo che siamo qui, per capire se abbiamo sbagliato in qualche parte, se c'è da fare delle integrazioni, se c'è da fare delle osservazioni, ed è questo uno dei motivi per i quali abbiamo provato a fare questa ulteriore partecipazione che non finisce qui e che sarà sempre più densa e più intensa, perché ci avvieremo alla discussione sulle questioni che caratterizzano il piano. Questa immagine individua quello che noi abbiamo indicato, i campi delle cosiddette invarianti. Per stare ai contenuti della legge regionale e al successivo regolamento che orienta e dà gli indirizzi di formazione del piano, abbiamo individuato questi campi che per noi sono gli ambiti che caratterizzano questo territorio. Questa parte più esterna, diciamo, questa qui, allora, devo chiarire intanto che c'è una parte velata e una parte più evidente. La parte velata è il territorio di Vernole, la parte più evidente è quella di Melendugno, ovviamente. L'abbiamo velata perché tutto lo studio che vedrete nelle prossime immagini, che farò scorrere il più velocemente possibile per non annoiarvi, rappresentano appunto il processo di formazione del piano, così come noi abbiamo ritenuto di dover fare. Quando dico noi, dico la struttura dell'ufficio di piano che è stata sinteticamente illustrata dall'architetto Petrachi e alcuni di noi consulenti esterni che avevano il compito di redigerlo, insieme anche a un gruppo che è interno all'Università di Lecce, che ha redatto la cosiddetta VAS, cioè rapporto preliminare ambientale, che è un documento che deve accompagnare il piano e che lo accompagna sino alla fine e dovrà eseguire anche i monitoraggi sugli esiti del piano per capire quali sono le ricadute delle scelte che noi stiamo proponendo con questo piano nel corso dell'attuazione del piano stesso, cioè capire se le scelte producono degli impatti positivi, negativi o quantomeno, mi tocca dirlo, sostenibili, ma è una parolaccia che vorrei che non si dicesse mai più, nel senso che vorrei che riuscissimo a riempirla di contenuti più che darla così come vocabolario astratto, con vocabolo astratto. Ora, per tornare a questi tre colori, il primo colore, questo che sta in prossimità del mare, è quella che noi abbiamo individuato la città litorale. Cioè, la città litorale perché ormai la densificazione del costruito che si estende per oltre 1,5 chilometri dalla costa costituisce, dal nostro punto di vista, una città. Ed è perfino lineare, nel senso che occupa in modo lineare
tutta la costa con delle propaggini che si spingono verso la campagna. Vedrete in seguito quali sono gli esiti della pianificazione delle realizzazioni fin qui realizzate. La parte più centrale invece è quella che secondo noi è la campagna aperta, che noi abbiamo definito il Bosco degli Ulivi. Io spero che qui la xylella sia più buona nei nostri confronti, ma se devo guardarmi in giro devo dire che davvero è una calamità, è davvero una cosa che ci ha colti impreparati, che non sappiamo che pesci prendere e che perfino la scienza credo che sia molto arretrata su questo campo. Spero che ci siano soluzioni per ridare vita a questo nostro bosco di ulivi. La parte in giallo invece è la città, cioè le città, che un tempo nella nostra idea di piano intercomunale erano Verlendugno e Vernole, con tutte le frazioni che costellano il territorio più urbanizzato. Oggi invece ci fermiamo a Verlendugno e Borgagne con la campagna di prossimità, cioè quella che abbiamo definito la campagna urbana. Ecco, queste sono le immagini, ma è evidente che questo è, per chi non ha avuto modo, e spero ci sarà il tempo e il modo per leggere i contenuti del documento, per aprire anche una conversazione un po' più, una discussione un po' più sui contenuti, proprio perché noi abbiamo bisogno, come abbiamo sinteticamente scritto nel manifesto, nella locandina, abbiamo bisogno dei vostri suggerimenti. Vogliamo capire se in qualche cosa abbiamo sbagliato, come nel corso delle altre precedenti discussioni ci è stato segnalato, di cui ne abbiamo tenuto conto e ne terremo conto. Uno su tutti, su tutte, nella più recente discussione che abbiamo avuto, per esempio questa questione che riguarda le viste panoramiche. Magari in seguito, quando arriveremo sul punto, ne parleremo più dettagliatamente. Io però adesso devo scorrere, proverò a commentare le immagini un po' più velocemente. Qui è stato già spiegato da chi mi ha preceduto che il documento che stiamo discutendo questa sera, già adottato e che già ha avuto un percorso partecipativo e che è stato già discusso a livello regionale in una prima conferenza di copianificazione, senza, devo dire, grande opposizione, anzi devo dire che la Regione ha sostenuto con molto interesse il percorso che noi fin qui abbiamo seguito. L'avvertimento che ci ha dato la Regione: sappiate che nelle zone agricole non accetteremo la residenzialità a meno che non si tratti direttamente di imprenditori agricoli, e non portateci frazionamenti al di sotto della minima unità culturale, che è di un ettaro. Mi è testimone il sindaco, questa è stata l'unica preoccupazione che la Regione ci ha manifestato. Per parte nostra invece abbiamo provato a presentare quali sono le criticità contro le quali avremmo voluto avere maggiore sostegno, ma devo dire ancora non ci è pervenuta alcuna risposta. Penso per esempio a tutti gli aspetti geomorfologici che il geologo ha segnalato riguardo alle zone umide, riguardo ad alcuni canali che purtroppo nel tempo, per le responsabilità della storia, diciamo così, sono stati perfino tombati, e la necessità di riservare, di preservare quelle che ancora oggi hanno valenza di naturalità. Per il resto però la Regione ci ha fatto l'augurio di buon proseguimento, di buon lavoro, perché è sembrato almeno ai rappresentanti che hanno seguito la prima conferenza un percorso condivisibile. Come si struttura questo documento? Intanto il documento non è una descrizione, perché arriva a fare delle esplorazioni progettuali, cioè dice: guardate, si potrebbe fare così,
che cosa ne pensano le popolazioni, che cosa ne pensano gli enti interessati alle trasformazioni territoriali, che cosa ne pensano gli attori sociali, cioè coloro che poi dovranno proporre le trasformazioni. Quindi in un certo senso è un preludio al piano, è una anticipazione di quelle che potrebbero essere, utilizzo il condizionale apposta, potrebbero essere, perché secondo noi con l'intervento di, e la partecipazione di tutti potremo arrivare a o a fare correzioni o degli emendamenti o a cancellare alcune ipotesi che noi pensavamo fossero più attendibili per questo territorio. Quindi il DPP spiega intanto come l'abbiamo costruito, lo dico perché mi piacerebbe, proprio perché questo documento, insisto, è molto articolato, è molto denso, stiamo parlando di circa 130, 100, che devo fare? Scusate, 130, 140 pagine, quindi andrebbe, diciamo, guardato con attenzione, perché c'è molte allusioni a quelle che potrebbero essere le scelte, anche se in modo, come devo dire, non definitivo, perché è come se noi facessimo dei suggerimenti per alimentare la vostra partecipazione. Questo è. Cioè vogliamo capire se stiamo su un percorso giusto o se stiamo commettendo degli errori. Quindi la struttura spiega quale metodo abbiamo utilizzato, come abbiamo costruito i quadri conoscitivi. Scusate, c'è stata una indicazione da parte dei nostri ospiti a proposito della legge regionale 20 che disciplina la costruzione dei piani. È vero che del 2001, è vero che è passato tanto tempo, però dopo, diciamo nel 2008 mi pare, è stato approvato il regolamento attuativo dei piani, il cosiddetto DRAG, che spiega e dà un indirizzo d'orientamento per come costruirli. E devo dire che, insomma, per chi ha letto il documento, non solo diciamo tra noi professionisti, ma anche insomma, a chi si occupa di questa materia, devo dire che lo strumento dà degli orientamenti precisi e quindi apre a visioni e anche a costruzione di piano, come ha detto bene l'architetto Petraghi prima di me, a una costruzione di piano che supera la zonizzazione del PLG e prova a individuare quello che il DRAG definisce contesti per dare a le diverse parti dello spazio territoriale caratterizzazioni differenti a seconda di quali sono gli elementi che costituiscono quegli ambiti spaziali particolari. Ed ecco perché poi esce fuori quella prima immagine che noi vi abbiamo proposto. Quell'immagine è la sintesi degli elementi che caratterizzano, che quindi invarianti significa che noi dovremmo tentare di conservare nel migliore dei modi, questo è il senso, cioè quella struttura dello spazio territoriale secondo noi individua degli ambiti che hanno caratterizzazioni differenti: la città litorale, la campagna aperta o boschi degli olivi e la città costruita con la campagna urbana. Questi erano e sono dal nostro punto di vista gli spazi su cui, territoriali su cui dovremmo concentrare maggiormente l'attenzione. Il piano, dopo aver costruito i quadri conoscitivi, prova a definire quali sono gli obiettivi dello stesso piano e disegna, definisce e costruisce quella che noi chiamiamo la carta di Melendugno e Borgagne. Anche qui non teniamo separato la frazione di Borgagne da Melendugno, perché secondo noi, come non teniamo separate le cosiddette marine, perché per noi è un tessuto che dovrà essere integrato proprio perché nel suo insieme costruisce le relazioni di questo territorio. La carta, che appunto è l'anticipazione del piano, se volete, identifica i caratteri e gli assetti costitutivi del territorio con le invarianti strutturali e quindi le previsioni
per il prossimo quindicennio, abbiamo detto nel documento, strutturali, e le previsioni programmatiche che potrebbero avere invece tempi più ravvicinati e possono anche essere prorogate nei tempi successivi. Per esempio è possibile, questo lo proporremo anche nella struttura delle norme, che il piano potrà prevedere una programmazione più immediata delle trasformazioni, ma se non siamo in grado di attuarle, quelle stesse programmazioni potranno essere riferite a periodi successivi. Per chi fa il mio mestiere, insomma fa l'amministratore, un tempo c'erano i cosiddetti piani pluriennali di attuazione, poi a un certo punto sono scomparsi, sono stati eliminati. Però il concetto non è sbagliato, tant'è che per un certo periodo i piani avevano assunto la denominazione dei piani del sindaco, cioè dovevano valere per il periodo di amministrazione del sindaco eletto. Ovviamente il sindaco può anche ripetere il suo mandato, per cui se c'è un programma del sindaco, può essere questo stesso programma inserito nell'ambito delle decisioni urbanistiche e quindi delle politiche urbanistiche, e pescare all'interno del piano quelle che sono le possibili azioni nel suo primo mandato, nel primo quinquennio o nel successivo, se lo stesso sindaco verrà eletto, o di altro sindaco se ritiene che quelle scelte sono giuste. Per questo il piano, anche qui consentitemi questa parentesi, non deve essere non deve cercare le opposizioni, il piano cerca le condivisioni. Il piano non deve misurarsi sugli schieramenti, ma deve provare a mettere insieme gli schieramenti, perché le decisioni che oggi dovessero essere accettate valgono anche per i tempi successivi, okay? Questo tenta di costruire il documento, anticipando anche la prassi politica, perché politica e urbanistica sono due attività che viaggiano insieme. Senza la politica è difficile che l'urbanistica si attui, e la politica senza l'urbanistica non fa buone cose. Vado velocemente, qui ci sono documentate, questo ce lo chiede anche la normativa vigente, di documentare qual è l'attività di partecipazione che abbiamo qui costruito. D'altro, queste immagini risalgono all'amministrazione che ha preceduto il mandato dell'ingegnere Poti. Queste risalgono a un po' di tempo fa, però dimostrano quali sono le attività che abbiamo svolto. Quali sono state le istanze che in questo periodo noi abbiamo raccolto? Devo dire che sono un po' sempre le stesse, anche se il tempo della crisi le sta un po' modificando. Anche qui il sindaco mi ha preceduto dicendo che ci sono persone che vorrebbero non pagare più l'IMU per le aree che sono oggi definite aree edificabili, ma che non riescono ad essere attuate. Guardate che nel bilancio urbanistico che abbiamo qui prodotto, mediamente il 60-65% delle previsioni urbanistiche sono inattuate e sono interessi cristallizzati che stanno lì sul territorio e che tengono immobilizzate le aree che potrebbero invece essere destinate ad altre cose, anche e soprattutto forse all'agricoltura, perché... Ma questo è un tema su cui varrebbe la pena di discutere tanto. Peccato che l'agronomo è andato via, perché invece questo è un tema che sta tanto a cuore a lui e che ci ha anche suggerito di trattarlo, ma che noi abbiamo già ampiamente trattato. E che guardate che da noi si viene spesso, non solo da noi dico come spazio del Salento, non solo per andare al mare, qui si viene perché si mangia bene, perché noi abbiamo una forte caratterizzazione dei sapori e dell'agroalimentare. Pensare che questi territori possano diventare fabbriche del cibo non è sbagliato, e il cibo si costruisce nelle campagne, mettendo a produzione le campagne. Beh, io so che qui ci sono tante campagne che producono tanti buoni prodotti, però
c'è una tendenza a pensare solo o meglio o di più al turismo, ed è questa una delle istanze che ci è stata formulata. Per esempio, promuovere e sostenere nuove trasformazioni funzionali ai settori dell'edilizia e del turismo di tradizione, però, i cosiddetti insediamenti turistico-residenziali, c'è ancora questa richiesta. E poi l'altra forte pressione che ci è stata avanzata, richiesta pressante che ci è stata avanzata, è di prevedere forme di attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti più rapide e più efficaci, perché il vecchio strumento nel prevedere queste grandi aree di espansione, peraltro sovradimensionate secondo gli studi che noi abbiamo fatto e anche evidenziato sulle tavole del documento, comprendono dei comparti troppo grandi e non si riesce ad attuarli. Devo dire però che già il Comune in tempi precedenti ha avviato il sottodimensionamento di questi comparti molto ampi, creando dei sottocomparti per dare la possibilità di renderli più facilmente attuabili. Per quanto risulta a noi, questa prassi ancora però trova difficoltà ad essere attuata. Secondo me, ma questo però è un'opinione soggettiva, sebbene costruita sull'analisi territoriale, mi pare che questo non sia un buon periodo per investire nel mattone come in altri periodi invece è stato. Se penso al territorio di Merendugno e delle marine di territoriali, beh, insomma, dagli anni 70 fino ai fine degli anni 80, forse i primi anni 90, qui si è tanto costruito per il turismo costiero. Qui abbiamo aggiornato alcuni dati. Devo dire che, per esempio, in alcuni periodi dei censimenti sembrava che il comune di Merendugno stesse andando a picco con la popolazione. Invece notiamo che nel 2018, già rispetto ai 9.900 abitanti del 2014, in 4 anni c'è un aumento, è arrivato a 10.000. Non è male, anche se devo dire quello che si percepisce di questo territorio è molto dinamico, ma è possibile però che siano più investimenti esterni che non interni. Cioè, voglio dire che probabilmente la ricchezza che produce questo territorio non sempre rimane qui, probabilmente viene anche portata altrove. Quello che noi dobbiamo provare a fare invece è di trattenere le ricchezze prodotte. Queste immagini, insomma, qui tutti i nostri piccoli centri, non è possibile che siano tanti così densi di autovetture. C'è un problema serissimo, quello del traffico urbano, questo vale per tutti i comuni della provincia di Lecce. Pensate che noi siamo a circa 1,5 autovetture per abitanti, che è una densità di metropoli, non di piccoli comuni o di città come Lecce. Quindi questo è un tema che noi abbiamo messo in evidenza e che dovrà essere assolutamente trattato nel modo giusto. Ci sono aree centrali come quelle più limitrofe al centro storico, cioè, che sono dense di autovetture, quindi qui vi proponiamo di prendere in considerazione azioni che siano dirette alla mobilità dolce, provare a utilizzare di più i piedi e la bicicletta se è possibile, considerato che le distanze sono molto ravvicinate, provare a usare l'autovettura in modo più razionale per evitare che vi sia appunto concentrazione di autovetture. Credo che gli argomenti che sono all'ordine del giorno, per quanto piccole siano le comunità sulle questioni ambientali, credo che piccole o grandi le comunità debbano comunque incidere sulle azioni ambientali, perché la produzione di CO2 e delle alterazioni del clima riguardano ogni singolo
ogni singola persona, per cui le piccole comunità non sono esentate dal prendere i provvedimenti necessari perché si arrivi a fare una proposta di cambiamento degli stili di vita contemporanei. Qui vado molto veloce, però queste sezioni, lo dico perché magari se avete il tempo, io spero che voi abbiate e troviate il tempo di leggere e guardare attentamente il documento, questo prova a fare delle sezioni sul territorio per vedere quali sono le forme dello spazio territoriale, dov'è che, come posso dire, i pendii o i cunei, quelle che prima chiamava le doline il geologo, per dire che sono delle cose interessanti, certo che sono delle cose interessanti, per cui ci siamo posti il problema di che forma assume il territorio facendo queste sezioni trasversali per indicare appunto dove stanno i pendii, come si arriva, il territorio digrada verso il mare. Questo ci porta a capire dove stanno per esempio le visioni panoramiche, no? Che significa che da lì noi riusciamo a vedere alcune cose. Dopodiché però quella visione panoramica, come qualcuno immagina, non sono degli ostacoli, sono solo delle evidenze del territorio che stanno lì e che probabilmente bisognerebbe evitare di ostacolare, non che esse stesse procurano degli ostacoli. Qui vado avanti molto velocemente davvero perché sono delle immagini che raccontano il territorio con le zone che prima avevo descritto, qui le aree che ancora hanno degli elementi di forte naturalità, che non solo perché il PPTR lo dice, ma perché è un nostro dovere provare a preservarle. Anche qui, sempre per stare alle cose che ci hanno suggerito gli ospiti, la descrizione del piano delle coste non è tanto per dire che cosa il piano delle coste sovraordinato dice del territorio locale, ma per capire dove sono le criticità. Tutte le parti indicate in rosso indicano le criticità. Questo purtroppo lo conoscete meglio di me, perché ogni tanto leggiamo e vediamo che si stacca un pezzo di falesia, perché i movimenti del mare e le caratteristiche geologiche di quella roccia sono portate naturalmente a cadere. Non avremmo avuto e non potremmo godere di una delle più belle piscine naturali del mondo, che è la poesia, se non fossero accaduti questi fenomeni. Cioè, quello è un crollo che ha creato la bacinella o la piscina, per cui il mare deve avere la libertà di sprigionare la sua energia, così come i corsi d'acqua, così come i fiumi, eccetera. Quindi noi dobbiamo essere e stare attenti a creare quelle zone di tutela, perché il mare o i canali o la vegetazione naturale possa avere la possibilità di sprigionare la propria energia. Beh, queste immagini credo che per voi siano molto più comuni che per noi. Eccole, queste che vedete in tratteggio indicano, sulla base di quelle sezioni che abbiamo fatto, che avete visto prima, quali sono le aree che indicano delle visuali panoramiche che poi si collegano a quelle strade che giungono, attraversano la campagna del Bosco Olivetato, giungono fino alla costa, attraversando anche tutta la parte edificata, e quelle strade che per lunghi tratti hanno davvero una valenza paesaggistica, che noi abbiamo indicato come pendoli, che dal pendio scendono fino giù. Anche qui un po' di caratterizzazioni paesaggistiche, la campagna con i vari caratteri, gli elementi che la caratterizzano, costellata dalle cosiddette paghiare, masserie, moretti a secco, non solo,
ma poi voi sapete che questo è un territorio ricco di beni archeologici che varrebbe la pena di esaltare anche dal punto di vista della loro produttività. Queste macchie in verde individuano quali sono gli ultimi spazi di naturalità che, anche secondo le indicazioni del piano paesaggistico, sono le aree che dovrebbero essere poste a densificazione, cioè lasciare lo spazio dentro cui possano aumentare la loro vegetazione. Qui invece la parte verde indica lo spazio, gli usi del suolo con lo spazio destinato alla piantata olivetata. Come vedete, per la gran parte dello spazio territoriale la campagna è costituita da grandi oliveti. Ed è per questo che noi abbiamo, non so se impropriamente, ma insomma definito la campagna come bosco di olivi. Quella definizione che, devo dire, TAP non ha voluto accettare, ma in realtà di questo si tratta. Poi siamo entrati a fare l'analisi dei nuclei insediativi e delle parti storiche, che in parte, devo dire, qui alcune aree sono state anche restaurate. Non mi pare però che l'attività del restauro e del recupero dei centri storici abbia avuto una forte caratterizzazione, però mi pare che ci sia una tendenza interessante a fare. Ecco, vedete qui questa immagine, cioè, documenta un po' il lavoro che abbiamo fatto, nel senso che ci siamo messi a girare intorno al costruito per capire quali sono gli elementi che caratterizzano il tessuto edificato, notando anche che ci sono delle sostituzioni edilizie che in parte comproventano le vecchie antiche cortine di fabbricati che un tempo invece erano più omogenee. Però questo è accaduto in tutti i territori, non solo salentini, che le sostituzioni edilizie nei centri storici, nei centri antichi, nei periodi precedenti o contestuali alla 60 e 70 hanno comunque generato in molte località. Chi si occupa della nostra disciplina sa bene che cosa può essere accaduto anche con immagini. A proposito, adesso non ricordo chi degli ospiti ci suggeriva di tener conto della bellezza, e a proposito della bellezza è un attributo che abbiamo un po' messo da parte. Guardate che accadeva del tutto diversamente nell'Ottocento e nei primi anni del Novecento. Se voi guardate l'edilizia dei nostri centri, fino a forse a tutti gli anni 50, forse qui l'ingegnere Damiano Potini mi aiuta perché insomma lui è del mestiere, ancora si costruiva in pietra leccese, il cemento armato ancora non arrivava e le regole dell'edificato erano sulla base proprio di quelle regole costruttive che erano ottocentesche, con i disegni che dovevano rispettare i fronti, le simmetrie delle aperture e così via. Dopodiché l'avvento del cemento purtroppo ha generato nuovi modelli insediativi e anche nuove figure estetiche che hanno portato però anche a risultati alquanto discutibili. Abbiamo indagato su tutte le varie aree, qui sono tutte illustrate, a proposito qui appunto la piscina della poesia, la passatemi in termine, con le località costiere, da Torre Specchia a Santa Maria, segnalando quali sono dal nostro punto di vista questi puntini in rossi sono questi più scuri. Adesso io non ho, eccolo qua, questa parte più scura indicherebbe la parte più
più storica, più antica, mentre invece questi più chiari sono i nuovi insediamenti sulle nuove trasformazioni. Ah, ecco, queste sono invece le piattaforme turistiche che hanno un peso rispetto all'insediamento territoriale. Benelugno è stato un territorio che ha molto investito sul turismo, lo si vede anche dai dati sul turismo. Oggi credo che valga la pena di valutare criticamente questo processo, orientarlo in modo più razionale, provare a rigenerare anche il costruito che c'è e provare a dare una risposta di qualità, integrando, per come la vediamo noi che ci stiamo occupando di questo lavoro, anche la campagna per provare ad avere una ricettività turistico-rurale, piuttosto che insistere sugli insediamenti così duri delle piattaforme come noi li abbiamo indicati. Questo un po' risentono degli investimenti che ci venivano un po' dall'estero, penso al Club Mediterranee, al Val Tour e a tutti gli altri che si sono principalmente insediati sull'area di Otranto in particolare, a nord quindi a sud di Melendugno, oppure sul versante ionico verso Ugento e poi tutta l'area del nord da Porto Cervo in poi, ma lì non si parla di piattaforme ma si parla di insediamenti diffusi e illegali. Quanto i territori siano attrezzati con le attrezzature urbane, vedete che questi puntini indicano il livello di attrezzatura e devo dire che la risposta in questo senso è più che positiva, è un territorio sufficientemente, anzi ben attrezzato dal punto di vista quantitativo e anche qualitativo. Guardate che non tutte le città, le piccole città, dispongono di un teatro come questo nel quale noi stiamo chiacchierando, anzi molti cinema e piccoli teatri sono ormai dismessi ed è quello che invece dovremmo provare a rimettere in piedi. Questa è un'opera che aumenta il livello delle attrezzature culturali e sociali di un territorio. Torre Specchia invece è un ambito un po' più marginale sul quale noi vorremmo scommettere sulla rigenerazione, perché può anche aiutarci a diventare un serbatoio delle attività turistiche che invece si esprimono sul territorio costiero. Insomma, penso a tutte le autovetture parcheggiate sulla litoranea, idea che noi contrasteremmo, uso il condizionale perché quando bisogna togliere un po' di asfalto qui si fa tanta fatica. Noi dobbiamo cominciare a pensare che a piccoli passi questa cosa si può fare. La litoranea è una strada che si è fatta tra nel 55-56, si è cominciato a pensare, poi si è fatta e si è finita intorno agli anni 60. Quando si è cominciato a usare la litoranea c'erano 55 abitanti per ogni auto. Oggi vi ho detto prima, teniamo 1,5 abitanti per ogni autovettura. È chiaro che adesso la pressione delle auto su quella litoranea non è più quella di mezzo secolo fa, di 50 anni fa e passa. Quindi è del tutto evidente che noi dobbiamo trovare risposte, per usare un altro termine così abusato, resilienti, cioè dobbiamo trovare forme di adattamento alle nuove condizioni e stili di vita, perché quella litoranea non ha più le stesse funzioni che ha avuto che ha avuto negli anni 60, 70 e poi basta, perché dagli 80 in poi la motorizzazione è aumentata in modo esponenziale.
anche qui le attrezzature le abbiamo valutate anche sulle località costiere, San Foca è più che Torre dell'Orso, San Foca è una città di pronostico, più che Torre dell'Orso, forse Torre dell'Orso ha più presenza di seconde case, mentre invece San Foca, insomma, lo vedo da me, io spesso, da Lecce, non solo il fine settimana, ma anche nei giorni così che mi capita, se ho voglia di, a proposito delle cose buone da mangiare, se ho voglia di una frittura, vado sulle botteghe lì, sulle, come posso dire, insomma, sui chioschi che stanno di fronte al mare a mangiare una frittura, per cui è una località balneare che attrae anche residenti, non solo locali. Quindi bisogna tener conto di come queste due grandi strutture, insomma, insediamenti balneari, hanno ormai definito la forma di città litorale. Le piattaforme turistiche, va bene, ne abbiamo parlato prima, scorro anche velocemente, qui ci sono le indicazioni di quali sono. A volte ci troviamo in prossimità di aree naturali, per cui si potrebbe pensare di integrare per esempio spazi naturali per alleggerire il peso delle grandi piattaforme turistiche. Questo è il senso. Provare a creare all'interno di questi spazi vuoti, di questa porosità, come l'abbiamo definita nel piano, spazi che siano utili per rigenerare anche quelle piattaforme che hanno un peso insediativo eccessivo rispetto al contorno. Questo anche, vale anche per la ricostruzione dei paesaggi costieri, rurali, dando un'accezione di produttività, così come prima ho provato a descriverla, tra la produzione agroalimentare, la piccola ricettività turistica rurale, per coloro che vogliono provare anche forme di turismo differenti, il cosiddetto turismo emozionale. E qui ci sono molti elementi che al turismo balneare possono essere aggiunti, come quello culturale o quello rurale. Vabbè, qui quali sono le criticità? Indaghiamo sulla regionale 8, che speriamo vada a compimento. Insomma, il senso della regionale 8, per quello che insomma io ho scritto, per la partecipazione che ha coinvolto tutti i residenti, non è che non si voleva fare la regionale 8, si doveva fare con pesi adeguati alle sensibilità e alle fragilità del territorio, no? È come quando oggi si dice della 275, ci sono i negazionisti e ci sono quelli favorevoli, ma non è così. Le strade si fanno con i pesi necessari, quattro corsie che arrivino fino all'imbocco di Leuca, beh, per alcuni può sembrare sovradimensionato, però se si fanno le strade in sicurezza si possono fare anche su territori fragili, su territori critici. Ecco, questa era la valutazione, gli impatti che genera, potrà generare e che secondo noi genererà della TAP sul territorio, con le diverse, queste sfumature che voi vedete sono le diverse fasce di sicurezza sino a un chilometro di distanza, e quindi come vedete coinvolgerà, speriamo mai, anche territori pressoché urbanizzati. Ma evidentemente guardate che coinvolge anche aree, queste aree picchettate di verde sono aree di naturalità esistenti, per cui in queste fasce verranno coinvolte e già sono state coinvolte aree che io ho già visto, insomma, venendo qui, quello che sta accadendo. Guardate che questo tratto qui, dove sta? Vedete, questo è lo sbocco, o l'ingresso, come preferite, e questo è l'attraversamento, queste sono tutte aree umide, con aree di interesse naturalistico e ambientale. Come finirà? La
la terza parte, e poi davvero mi avvio a conclusione, è lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici, quello che prima vi ho detto. Qui siamo è stato realizzato dal 35 al 40%, tutto il resto è assolutamente fissato come diciamo aree di espansione, ma non vengono realizzate. Qui c'è una cosa che vale la pena sottolineare anche per gli effetti che genererà le leggi in parte in vigore ed altre che verranno sul consumo di suolo. Ormai è opinione diffusa che il consumo di suolo deve essere quantomeno contenuto. Ah, ecco, questa è una delle altre cose che ci hanno segnalato in sede di conferenza di copianificazione, perché noi abbiamo scritto volutamente che vogliamo contenerlo e non azzerarlo. Contenere significa proviamo a fare quello che è possibile fare a proposito degli adattamenti. In sede di conferenza di copianificazione la soprintendenza, con una sua osservazione, ha indicato la variazione del termine contenimento con azzeramento, perché adesso diciamo che la tendenza è quella consumo di suolo zero, proviamo a rigenerare quello che c'è. Personalmente non si può cambiare da oggi al domani le tendenze, e noi, almeno per quanto riguarda il gruppo di redazione, sosterremo che invece gli atteggiamenti dovranno essere più graduali. Certo, noi proveremo a ridurre il consumo di suolo, ma certamente non potremo dire che da domani mattina, con tutto quello che è stratificato sul territorio, dovrà essere azzerato. Questo per tranquillizzare anche i critici che hanno già manifestato perplessità in ordine ai contenuti del piano. Se avrete modo di guardare, come io spero, ecco, guardate, queste sono le percentuali, vedete? Le parti in celeste sono quelle da fare ancora, il realizzato è questa parte qui, in questo caso, e così per tutti gli altri casi. Le parti celesti sono quelle realizzate, le parti in verde sono quelle da realizzare. Quindi vedete quanto in realtà c'è grande impegno di suolo, perché il vecchio piano era sovradimensionato. Bisognerà trovare una forma che mitighi questi dati, per dire se il processo di trasformazione è di questo tipo, proviamo a dare una risposta che sia adeguata. Dopodiché, per le cose che ho accennato all'inizio, è chiaro che i programmi possono essere aggiornati, ma si possono gradualmente aggiornare senza tenere impiegato il suolo indipendentemente dagli interessi effettivi e reali di coloro che vogliono investire sul territorio. È possibile, per esempio, che noi immaginiamo di fare case e invece viene un imprenditore che vuole fare un'altra attrezzatura. Non è meglio provare a tenere una riserva di aree che siano disponibili per le opportunità, senza dire oggi qual è la destinazione? Ed è in questo senso la flessibilità del piano. Il piano offre a chi ha voglia di investire nelle aree che possono essere suscettibili di trasformazioni, non su tutte le aree, quelle che possono essere le nuove opportunità per accogliere appunto investimenti che possano provenire anche dall'esterno. Questo è anche un modo per attrarre gli investimenti. Qui invece c'è una descrizione del piano paesaggistico con le ricadute sullo spazio territoriale di Melendugno e Borgagna, e non solo, ma quali ricadute il piano paesaggistico approvato dopo il vecchio piano regolatore generale ancora vigente genera come impatto sulle aree edificabili.
perché già oggi molte delle aree non sarebbero più regolarmente, cioè come dire, in modo lineare essere trasformate se non in relazione alle previsioni del PPTR, cioè del piano paesaggistico. Vabbè, qui ci sono tutti i vincoli di piano, dal piano dal PAI, dal piano di assetto idrogeologico, dal piano regionale delle coste. Su questo io sono d'accordo con gli ospiti che hanno preceduto questo dibattito a proposito dell'integrazione del piano regionale delle coste con il piano urbanistico. È del tutto evidente, lo dice lo stesso piano regionale delle coste, che devono essere integrati con i piani urbanistici. Per cui io qui ho visto che c'è una cartella con le opere pubbliche in corso da parte dell'amministrazione, penso che qualcuno dell'ufficio di piano, forse se sarà il caso, potrà illustrarle, ma per esempio abbiamo due grandi temi, che è quello dei paesaggi costieri, che è uno dei progetti in corso di appalto, forse, non so se il sindaco o l'assessore è già appaltato, quindi è un pezzo di litorale che dovrà essere attrezzato dal punto di vista proprio della rigenerazione dello spazio costiero, e poi c'è il piano regionale delle coste. C'è tutta questa polemica con i commissari sì, commissari no, commissari congelati, eccetera, però qui bisogna trovare un modo per andare avanti. E quindi, siccome però il piano delle coste si limita allo spazio, alla regolazione dello spazio demaniale, che è una fetta che è diventata quasi indecifrabile anche per effetto dell'erosione, delle cadute, cioè perché questo limite del demanio a volte è molto incerto, appunto, beh, forse lo spazio più ragionevole è quello che al mare si lega con lo spazio territoriale. Non è un caso che nella nostra prima immagine, questa è una mia dimenticanza, ho sbagliato, faccio mea culpa, noi prevediamo per esempio una fascia di 300 metri dal limite limite di costa dentro il mare come parco marino. Avevamo provato a farlo anche congiungendoci all'area naturale delle Cesine, ma poi, per le cose che avete ascoltato prima, Vernole ha fatto un passo indietro e non possiamo più contare sul prolungamento dello spazio marino. Però tra le proposte del documento programmatico c'è quello di pensare ad un'area marina che costituisca parco marino, che è 300 metri dentro la linea di mare. Io finirei dicendo solo alcune cose. Ecco qui, queste tabelle indicano, per chi ha voglia di guardarle, quali sono stati e quali tuttora sono le tendenze insediative, le tendenze produttive e quali sono gli elementi che in particolar modo incidono sulle ricadute spaziali. Un accenno vorrei fare alla normativa, alle norme di attuazione del piano. Introduciamo questo elemento, a proposito anche qui del reddito pro capite, per valutare qual è la ricchezza di questo territorio, diciamo che siamo mediamente nella linea intermedia del reddito provinciale, però quello che si percepisce è che questo è un territorio un po' più ricco, almeno così, è un po' come la temperatura percepita e la temperatura calcolata. Beh, qui si ha la sensazione che lo stile di vita, il modo di vita sia un po' più alto rispetto alla statistica del reddito pro capite che viene qui denunciato, indicato dalle tabelle.
Riguardo alla normativa, noi stiamo provando a pensare a una normativa così strutturata. Io vedo che c'è l'avvocato Nele, che è nostra consulente, se leggo bene dal manifesto, per la parte giuridica. Noi pensiamo di strutturare le norme in questo modo. Ci sono delle norme orientative, cioè danno degli indirizzi, ma poi ci sono le norme prescrittive e regolative. Le norme indicative saranno, che so, anche delucidate con alcuni abaghi, esempi proprio disegni che potrebbero dire come fare alcune cose, ma indicative non è una norma ordinatoria, prescrittiva. Si dice, guardate, c'è una possibilità di fare in questo modo, per aiutare, per agevolare e per discutere con chi poi opererà sul territorio. Poi c'è la norma prescrittiva. La norma prescrittiva è quella che disciplina le cosiddette invarianti, cioè gli elementi che indiscutibilmente, se vengono riconosciuti dalle popolazioni e quindi vengono approvati in sede di Consiglio Comunale, su quegli elementi non c'è da discutere, dobbiamo essere tutti d'accordo che quelli sono gli elementi che strutturano questi territori e che devono essere salvaguardati. Noi ne abbiamo indicati alcuni, ci aspettiamo che voi facciate le vostre correzioni, che diate i vostri suggerimenti o emendare in parte o totalmente quello che noi prevediamo. Poi c'è la parte regolativa. La parte regolativa è quella che attiene alle trasformazioni, cioè come fare le trasformazioni. È nostra intenzione proporvi una sorta di abaco di progetti, cioè proviamo a fare prima noi alcuni esempi di trasformazione di alcuni piccoli comparti, per provare a darvi alcuni suggerimenti. Se questi suggerimenti saranno accettati dai proponenti, potranno essere accolti e quei suggerimenti diventano in automatico piani attuativi, per cui si salta la cosiddetta lottizzazione, per intenderci, o il piano del comparto. Cioè il piano potrebbe aiutare gli investitori a dire, guardate, se vi mettete d'accordo in questo comparto, se accettate questa soluzione con questa ripartizione, se la accettate, noi vi proponiamo anche delle premialità se lo fate in questo modo, e vi facciamo saltare il processo più lungo, che è quello della redazione dei piani esecutivi, e invece quell'album conterrà i progetti pilota che potranno essere accolti, verranno valutati ovviamente dall'ufficio di piano, e si tratterà solo di sottoscrivere una convenzione con la quale si accettano gli obblighi da rispettare in fase di attuazione. Questo può accelerare le procedure. Naturalmente abbiamo bisogno delle persone che dicano sì, noi siamo interessati a investire in quello spazio per fare queste cose. L'ultima parte, chiudo veramente, è la perequazione. È una cosa su cui ormai l'avvocato Mele è testimone, con noi ha tanto lavorato, abbiamo scritto e parlato tanto sulla perequazione, contiamo di cominciare a sperimentare la benedetta perequazione. La perequazione è uno strumento, tra l'altro è diventato ormai legge regionale, per cui non se ne potrà fare a meno, quindi non abbiamo colpa noi che la proponiamo, ma è legge regionale. La perequazione dice che se un certo numero di persone si trovano in alcuni ambiti cosiddetti perequativi, tutte quelle persone hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, e non come una volta che chi per esempio aveva le zone cosiddette F fuori dai comparti doveva essere espropriato per realizzare quell'opera. Oggi invece, qualunque sia la destinazione, anche qui dovrei aprire una parentesi, spero di ricordarmi, la farò dopo, qualunque sia la destinazione, perché il comparto dà una destinazione di trasformazione, non qualifica le aree,
diversamente da come avveniva nella zonizzazione. Il piano, il PUG, dice quest'area è trasformabile in questo modo. Chi accetta di farlo dovrà accettare le norme perequative. Che significa? Quest'area sarà ceduta al comune, quest'altra sarà trasformabile e le infrastrutture saranno realizzate in questo modo. Cosa diversa rispetto allo zoning. Non so chi dei nostri ospiti ha citato questa storia della zonizzazione, ma l'architetto Petraghi ha precisato che ormai questo attiene alla vecchia struttura dei piani. Qui dovremmo fare un po' un salto e provare a dimenticarci di come funzionavano i vecchi piani regolatori, compreso quello attualmente in vigore qui nel comune, e quindi provare a orientarsi in quest'altra forma di attuazione pereguata dei comparti di trasformazione. Questo è. Ora io vi prego davvero, provate anche ad estendere questa mia richiesta a tutti gli assenti che magari avrebbero voluto partecipare, di leggere il documento. Non è complicato, ci vuole un po' di tempo, però penso che sia anche interessante tutto sommato guardare le immagini e legarle a quello che è scritto nelle descrizioni. Abbiamo fatto uno sforzo enorme. Guardate, spesso le relazioni dei piani non vengono lette, sembra come se un allegato aggiuntivo, compilativo, che serve solo per fare il numero. Le relazioni, per chi le scrive, è la descrizione di quello che rappresenta. Il documento, abbiamo scritto all'inizio, si compone di parte testuale e di parte grafica e di immagini. Le tre cose, i tre elementi, stanno insieme come la pasta col formaggio e il pomodoro, che se uno vuole mangiare pasta in bianco, ok, non legge, ma se uno vuole mangiare la pasta asciutta deve leggersi i testi, guardare le immagini e fare le dovute osservazioni, i dovuti commenti, che io mi aspetto numerosissimo. Grazie. L'avvocato Valentina Mele, consulente legale della preziosissimi spunti di riflessione e stimoli che mi provengono direttamente dall'architetto Mininanni, ma anche da tutti gli illustri ospiti che lo hanno preceduto. Grazie ovviamente al sindaco e a tutta l'amministrazione. Penso, diciamo che il tema un po' conduttore, il filo conduttore di questo incontro possa ravvisarsi, a mio modo di vedere, in quella che è la condivisione, che è un concetto che è stato introdotto sin dall'inizio dal sindaco e che poi appunto è stato non a caso diciamo racchiuso anche nelle considerazioni conclusive dell'architetto Mininanni. Perché parliamo di condivisione? Io ovviamente interessandomi, occupandomi dell'aspetto legale, mi sento maggiormente responsabilizzata e mi sento in dovere di sottolineare la centralità di questo momento del procedimento di formazione del nuovo piano urbanistico del Comune di Melendugno. Noi abbiamo appunto questo documento programmatico preliminare. Mi è capitato, e la circostanza mi ha fatto un po' sorridere, di assistere ad affermazioni del tipo: vabbè avvocato, ma ora siamo proprio in una fase iniziale, su cosa dovremmo partecipare? Su cosa dovremmo presentare osservazioni? Beh, devo dire che questa affermazione mi ha fatto sorridere, perché ho pensato a quanti sacrifici e a quanti sforzi sono stati compiuti per poter arrivare a questo livello di civiltà della conversazione, direbbe una persona a me molto cara. Cioè, noi abbiamo prima sentito che la legge 20, che è la legge che ha introdotto, la legge 20 del 2001, che ha introdotto questo nuovo strumento urbanistico, il piano di ultima generazione, il PUG, è una legge del 2001.
Poi è vero, ci sono stati tutti gli indirizzi per il drag, per i PUE, eccetera, questi diciamo interventi regolativi successivi ed attuativi. Attenzione, quella legge è stata una legge fondamentale, coeva alla riforma costituzionale che abbiamo avuto nel 2001 e che in un certo senso è riuscita ad anticipare degli aspetti centrali di tutta la riforma che ha riguardato il nostro ordinamento. Che cosa? Centralità ai comuni e soprattutto centralità ai cittadini, la cosiddetta sussidiarietà orizzontale. E quella legge è una legge molto leggera se paragonata ad altre che conosciamo nel panorama italiano. Strutturalmente è piuttosto snella, non è un articolato così pesante, ricco di articoli lunghi, complessi, perché doveva rappresentare una cornice leggera, essenziale, nel cui ambito proprio le municipalità, i comuni, dovevano sperimentare nuovi modi di affrontare i problemi di gestione e di cura e trasformazione e valorizzazione del territorio. È una legge che volutamente non vuole ingabbiare i comuni, li vuole lasciare cioè liberi di sperimentare, ovviamente nel rispetto di quella cornice minima, essenziale, fatta di regole che però devono essere osservate. Perché devono? Perché costituiscono proprio quel minimo di tutele e di garanzie dal quale non si può prescindere. E allora, ricollegandomi a quello che a mio modo di vedere è il filo conduttore, la condivisione. Ora abbiamo questo documento programmatico preliminare. È un passaggio fondamentale perché ovviamente i quadri conoscitivi, tutti gli studi che sono stati fatti sulla trama territoriale, sono il presupposto del processo di redazione del piano vero e proprio. Questo è il primissimo embrione di piano, ma è un embrione che racchiude un qualcosa di molto prezioso per le scelte progettuali di trasformazione del territorio, perché qui abbiamo affrontato, studiato quello che è il territorio, abbiamo questi quadri conoscitivi che costituiscono, architetto mi interverrà tranquillamente eventualmente se sbaglio o uso in modo non appropriato dei termini più tecnici, costituiscono la base di quelle che sono le scelte progettuali. E ovviamente c'è anche in nuce qualcosa di interpretazione, cioè come sulla base della realtà, della conoscenza di quel territorio, come può essere poi gestito, come possono essere poste le regole per la trasformazione e valorizzazione del territorio stesso. E allora, tornando all'importanza di questo momento, noi abbiamo qui la possibilità di poter intervenire come cittadini e poter eventualmente dire, manifestare la nostra opinione su delle scelte di piano che non sono strutturate. Noi non abbiamo il piano adottato come accadeva prima per i piani regolatori generali, quelli della legge 56-80. Non abbiamo già un piano che differisce da quello approvato per il solo fatto di essere adottato e ancora soggetto alle osservazioni e all'approvazione regionale. Noi qui abbiamo un embrione di piano che, a differenza di quel che accadeva prima nella legge 56-80, in cui pur avevamo una delibera recante i criteri di impostazione e gli obiettivi generali del piano, viene però aperto alla partecipazione. Quindi che cosa significa? Che noi già su questo, i cittadini, già su questo primissimo embrione di piano, possono presentare osservazioni per eventualmente segnalare eventuali errori, per diciamo avanzare delle proposte, per manifestare i propri interessi. E questa è l'altra novità fondamentale rispetto al passato, al modello tradizionale della partecipazione ai procedimenti pianificatori. Prima le osservazioni dovevano essere camuffate
a tutela dell'interesse pubblico. Cioè, ovviamente vi sarà capitato, soprattutto ai tecnici, di leggere delle delibere di controdeduzione alle osservazioni presentate dai privati, in cui si scriveva testualmente: osservazione rigettata perché presentata nell'interesse egoistico dell'osservante. Qual è il tassello che ci manca? Noi i procedimenti amministrativi ormai siamo abituati a conoscerli come procedimenti aperti alla partecipazione del soggetto interessato, che quindi può partecipare e manifestare quello che è il proprio interesse, eventualmente illustrare le ragioni per cui non è d'accordo col proposito manifestato dall'amministrazione. Per i procedimenti di pianificazione e di formazione dei piani non era affatto così. Perché? Perché la legge urbanistica fondamentale da cui tutto ha avuto origine, quella del 1942 statale, ma che poi è stata riprodotta, seppur con alcune minime, diciamo, modifiche nelle diverse leggi urbanistiche regionali di prima generazione, consentiva la presentazione di osservazioni al piano soltanto alle associazioni e agli enti pubblici. Quindi escludeva i cittadini dalla possibilità di dire, di manifestare la propria opinione sul piano. Nonostante il piano andasse ad incidere sulle proprie posizioni, e cioè andasse a dire sostanzialmente se sul terreno di proprietà si potesse costruire una casa oppure banalmente si dovesse osservare un'area a parco o a verde, nonostante ciò i cittadini non erano ammessi alla presentazione di osservazioni. E attenzione, questa cosa non è che è stata una, come dire, una situazione protratta solo per gli anni 40 o 50, ma si è protratta proprio fino agli anni 2000. Perché? Perché nonostante con le leggi di prima generazione sia stata consentita la presentazione di osservazioni sui piani, questi apporti partecipativi incontravano due limiti. Queste osservazioni erano consentite solo dopo l'adozione del piano, quindi quando un piano strutturato, quando delle scelte sulla, diciamo, gestione e trasformazione del territorio erano state già compiute, e soprattutto questa partecipazione era ammessa soltanto come strumento collaborativo per la tutela dell'interesse pubblico. Quindi il cittadino poteva sì presentare osservazioni, ma perché quelle osservazioni fossero ammissibili o venissero ritenute ammissibili, doveva sforzarsi di ipotizzare, come dire, una partecipazione, l'individuazione di una soluzione per la miglior cura dell'interesse pubblico. Vi faccio un esempio: il terreno del cittadino è inciso da una sede viaria, anziché dire presento questa osservazione a tutela del mio personale interesse proponendo lo spostamento perché va a incidere sull'area di mia proprietà, magari vicino ad un edificio già realizzato, doveva sforzarsi, mettere una maschera di ipocrisia e dire, ad esempio, lo spostamento dell'asse viario risolverebbe altre problematiche, ci sarebbe un percorso molto più razionale. Insomma, non poteva intervenire a difesa del proprio interesse individuale, ma diventava un collaboratore della pubblica amministrazione nel miglior modo di perseguire il pubblico interesse. Con la legge 20 del 2001 questo approccio cambia decisamente. È la legge stessa che consente ai cittadini di intervenire innanzitutto sul primo embrione di piano, quando cioè non abbiamo delle scelte già strutturate di gestione e di trasformazione di quel territorio. L'avete sentito sia dalla parte politica, dal sindaco e dagli amministratori, e soprattutto dalla diciamo parte tecnica, l'ufficio di piano e l'architetto Mininanni. Siamo aperti
ad ogni tipo di idea, osservazione, segnalazione di criticità. Partecipate. Bisogna abbandonare l'idea che se magari c'è qualcosa da perseguire, se c'è un interesse da curare, un interesse del singolo. Il singolo ovviamente è lecitamente titolare di interessi. Bisogna abbandonare l'idea che questi interessi li si debba perseguire per strade non giuridiche e quindi non dicibili. Quegli interessi si possono ora perseguire e soprattutto rappresentare. In che modo? Attraverso la presentazione di osservazioni. E ripeto, a maggior ragione, ora che non abbiamo la possibilità di presentare queste osservazioni solo dopo che il piano è già stabilizzato in un certo senso con l'adozione, ma sin dall'avvio del procedimento, cioè su questo embrione di piano, il documento programmatico preliminare. Questo consente anche di dare delle risposte più adeguate a tante altre esigenze di cui prima abbiamo sentito parlare. Il problema dei comparti, comparti molto estesi, comparti in parte già compromessi perché interventi sono stati già realizzati e quindi poi è difficile trovare l'accordo di tutti per promuovere o presentare un piano di lottizzazione. Quale migliore occasione di questa, che è la fase di partecipazione pre-adozione, prima ancora cioè che venga adottato il piano, per rappresentare quali sono le criticità eventualmente legate alle scelte pianificatorie del passato del PRG vigente, tenendo presente che ora la legge ci consente tante soluzioni. Non abbiamo solo un discorso di piani, cioè aree del territorio in cui c'è il piano attuativo, bisogna redigere il piano attuativo, cioè il piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano di recupero, e aree in cui è possibile realizzare l'intervento direttamente, senza questa ulteriore aggravio procedimentale rappresentato da un piano esecutivo. Abbiamo delle forme intermedie, delle forme diverse di gestire i problemi, però ovviamente perché siano utilizzabili occorre innanzitutto vedere il problema e fornire una risposta adeguata al problema. Ora abbiamo la possibilità del permesso edilizio convenzionato, cioè ci sono ovviamente dei contesti ormai consolidati o in via di consolidamento e alcune volte le esigenze di urbanizzazione sono state già soddisfatte o comunque possono essere soddisfatte con una convenzione, quindi anziché eventualmente prevedere la formazione di un piano attuativo si possono risolvere determinate problematiche con un permesso edilizio convenzionato o comunque ci sono forme, possibilità offerte dalla stessa legge 20 del 2001 di poter subcompattare, esperienza che voi, ripeto, a Melendugno avete in parte già conosciuto, e subcompattare in modo più semplice, perché prima un tempo per subcompattare bisognava apportare una vera e propria variante urbanistica con tutto quello che ne discendeva in termini di tempi di approvazione e di coinvolgimento degli enti per l'approvazione. Ora non è più così. E qui introduciamo un altro strumento e un altro concetto, sempre legato al PUG. E però si tratta di una circostanza e di un aspetto fondamentale, perché consente di comprendere appieno qual è l'opportunità che ci viene offerta con la presentazione di osservazioni. Il PUG non è il vecchio PRG, e non solo per una questione di zonizzazione che fu introdotta in un'epoca decisamente diversa in cui si tentava di parametrare per porre rimedio a tutto ciò che avevano fatto i comuni, o meglio, a ciò che non avevano fatto, cioè pianificare il territorio, tanto è vero che abbiamo avuto diversi disastri dell'alluvione di Firenze e altri disastri che sono avuti negli anni
67, donde poi l'intervento della legge Ponte e gli standard del 68. Il PUG è uno strumento decisamente diverso che è proprio preordinato a rispondere con una maggiore flessibilità ai bisogni della popolazione. Perché, come ci spiegava sapientemente l'architetto Mininanni, abbiamo una parte che è quella, diciamo così, solida, stabile, che è quella delle cosiddette invarianti, la parte strutturale del PUG, e una parte che invece è una parte dinamica, che è la parte programmatica, la parte operativa, si dice in altre leggi regionali. E questa distinzione non è una distinzione di poco conto. Perché? Perché per cambiare la parte strutturale, quella che cioè interpreta il territorio e definisce quali sono le linee fondamentali del setto di quel territorio, sulla base proprio dell'approfondita conoscenza dello studio che si è fatto della trama territoriale, quella parte può essere modificata soltanto all'esito di un procedimento analogo a quello di formazione del PUG. Quindi bisogna fare, ripercorrere per apportare varianti a quella parte, un procedimento simile a quello che si, diciamo, che viene delineato per la formazione del PUG. Perché è il cuore, la parte costituita dalle invarianti strutturali. L'altra parte invece, quella che guarda alle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle aree non sottoposte a PUE, o comunque che va a individuare i contesti in cui è necessario redigere il piano esecutivo e ovviamente anche ad individuare le trasformazioni ammissibili in quei contesti, la si può variare all'esito di un procedimento molto più snello. Un procedimento, diremmo, domestico. Perché? Perché si gestisce a livello comunale e non richiede, come avviene invece per il procedimento di formazione del piano, il coinvolgimento degli enti d'area vasta, provincia e regione. Quindi il PUG è uno strumento flessibile per variare il piano regolatore generale, quale è lo strumento che noi abbiamo oggi nel comune di Melendugno. Abbiamo bisogno comunque di qualunque tipo di variante si tratti, tranne rarissime eccezioni, di coinvolgere gli enti d'area vasta. Per il PUG non sarà più così, proprio perché, diciamo, uno strumento più snello. È uno strumento che, al di là di quel nucleo strutturale, per il resto può essere variato con delibera motivata del Consiglio Comunale. E l'importanza sempre di questo nuovo piano la si vince dal discorso dei tempi di approvazione. Noi eravamo abituati a procedimenti di pianificazione avviati e conclusi sotto il governo della legge 56-80 dopo 20 anni. Tanto è vero che una norma della legge 20 del 2001 stabilisce che i piani che sono stati già adottati alla data di entrata in vigore della 20 del 2001 con la legge 56-80 proseguono la loro approvazione secondo le disposizioni della legge 56-80. Se ci fermiamo un attimo a riflettere, ci rendiamo conto di quanto questo sia paradossale. La legge 56-80 in realtà, appunto, risale agli anni 80, i comuni via via hanno iniziato ad adeguarsi, e quindi nel 2001, dopo 20 anni dall'entrata in vigore della legge 56-80, avevamo ancora comuni non dotati di un piano regolatore generale, ma li troviamo tuttora comuni con il programma di fabbricazione, cioè lo strumento addirittura vecchio, non adeguato neppure alla 56-80, e che dopo oltre 10 anni dall'entrata in vigore della legge 20 del 2001 non avevano ancora visto l'approvazione del piano regolatore generale, quello cioè l'adozione del piano. Si apriva la fase delle osservazioni, veniva inviato in regione e lì avevamo
delle battute, diciamo, la regione iniziava ad esaminarlo, faceva l'approvazione con prescrizione e modifiche, ritornava al comune che si esprimeva con controdeduzioni, reinviava tutto in regione e forse dopo qualche anno si giungeva alla cosiddetta approvazione definitiva, con la regione che poteva addirittura modificare, apportare modifiche d'ufficio al piano licenziato dagli uffici comunali e dire l'ultima, oppure poteva anche stralciare totalmente delle aree. Ora non è più così. Ora la legge 20 del 2001 scandisce dei tempi, che sono dei tempi tutto sommato molto ristretti, e bisogna osservare quei tempi perché altrimenti la legge stessa prevede delle conseguenze importanti. Perché una volta superata questa fase, questa delle osservazioni, ovviamente ci sarà l'esame delle osservazioni, dopodiché la giunta comunale prima e il consiglio comunale poi adotteranno il PUG. PUG che verrà di nuovo aperto alla fase delle partecipazioni, dopodiché ci sarà di nuovo un esame da parte del comune di queste osservazioni. A quel punto il comune adeguerà il proprio piano alle osservazioni che avrà ritenuto di accogliere e invierà tutto agli enti d'area vasta, regione e provincia per intenderci, i quali hanno solo 150 giorni per verificare la compatibilità dello strumento comunale adottato dal comune rispetto ai propri piani, il DRAG a livello regionale e il PTCP della provincia di Lecce in questo caso. Dopodiché il piano si intende formato per silenzium, cioè validato, approvato, come se avesse superato il controllo con esito positivo. E anche qualora ciò non accadesse, cioè qualora nei 150 giorni dovesse intervenire una pronuncia negativa da parte degli enti di area vasta, che sostanzialmente bocciano o richiedono per qualche aspetto la modifica del piano comunale, anche questa successiva fase è scandita e costretta entro termini molto ridotti. Perché? Perché l'obiettivo è quello di arrivare al nuovo piano in termini ragionevoli, perché altrimenti il rischio è che il nuovo piano nasca già obsoleto, superato da quello che è accaduto nel frattempo, cioè diciamo del mentre gli uffici comunali, regionali e provinciali discutevano di questo nuovo piano. Questo innesca ovviamente dei procedimenti virtuosi. Noi lo sappiamo che magari nei nostri comuni abbiamo spesso imprenditori che vogliono realizzare delle iniziative, delle belle iniziative, e da questo punto di vista tutti i propositi enunciati dallo stesso architetto Mino Inanni sono ovviamente degli spunti assolutamente interessanti di cui approfittare, ma dicevamo, noi lo sappiamo qual è stata quali sono state le problematiche che hanno interessato i nostri comuni, magari degli imprenditori che volevano realizzare delle iniziative sul territorio e che non trovavano gli spazi o le aree per poterle realizzare. Apportare eventuali varianti agli strumenti urbanistici significava ripercorrere un procedimento in teoria con possibile durata di anni. È ovvio che un imprenditore non può aspettare anni per poter realizzare le proprie iniziative, quindi che cosa si è fatto? Sostanzialmente si è fatto nel corso degli anni un abuso di quelle che vengono considerate le procedure eversive della pianificazione, cioè le varianti speciali. E però oggi noi lo sappiamo, la regione quando si pronuncia in qualche modo su queste varianti speciali, quelle ai sensi dello sportello unico, no? il famoso articolo 5 del DPR 447 del 98, ormai tendenzialmente è orientata, a meno che non c'è una rigorosa verifica sull'indisponibilità delle aree, a concludere in senso negativo e quindi a bocciare questi progetti. Bene,
sfruttando tutte le potenzialità e le possibilità offerte dal PUG, che ripeto è uno strumento più snello e che risponde in tempi relativamente rapidi ai bisogni plausibili, leciti, meritevoli che si manifestino sul territorio, è possibile in un certo senso arginare o porre un freno al ricorso a queste procedure e quindi cercare di assicurare uno sviluppo del territorio, una valorizzazione del territorio che sia però rispettosa di quello che è il disegno razionale che si è voluto imprimere con la pianificazione, con la formazione del piano urbanistico. Per questo mi accingo a concludere, scusandomi se sono stata un poco prolissa, dicendo: alla luce di queste possibilità offerte dal piano e alla luce soprattutto della disponibilità manifestata dall'amministrazione dal punto di vista ovviamente politico e dai tecnici, l'abbiamo sentito direttamente dall'architetto Mininanni, è il caso di cogliere, approfittare di questa possibilità, non pensare che questo sia un momento poco rilevante, non pensare che alla fine si tratti solo di un piccolo documento, non ci sono delle tavole, non ci sono previsioni, alla fine è solo una relazione. Non è questo. Questa è la base su cui verrà costruito il PUG. Quindi se ci sono dei bisogni da manifestare, degli interessi... Fatta questa infarinatura generale, abbiamo il dibattito, se c'è qualche domanda, visto che c'è sia il progettista, no? Che se c'è qualche domanda a disposizione. Oltre che sul portale del comune, dove c'è comunque tutta la, diciamo, la procedura da fare, anche al protocollo di via Cartacea. Questi incontri sono molto importanti, però se nessuno del pubblico interviene, evidentemente si sminuisce il valore di questi incontri. Io intervengo un pochettino sia per apprezzare il lavoro fatto dai progettisti e sia per il coraggio con cui è stato affrontato. Avete ripercorso tutto l'evoluzione della cultura urbanistica. Ricordiamo 50 anni fa, quando avevamo qualche anno di meno, sia come amministratori che come professionisti, dovevamo combattere per far capire la necessità di fare la programmazione urbanistica. Ricordate, allora c'era l'edilizia spontanea, abusivismo, edilizia spontanea, e già era difficile far capire alla generalità dei cittadini l'esigenza di pianificare, di fare un minimo di piano di fabbricazione, piano di regolatore. E anche nell'ambito della pianificazione, ricordi, dopo c'era la battaglia per chi era un po' addomesticato e faceva l'espansione a macchia d'olio, accontentava un po' tutti. La battaglia che dovevamo fare noi, specialmente professionisti, amministratori democratici, quello di dare delle direttrici di sviluppo. Il cortocircuito avvenne quando la reazione alla programmazione, che cosa fu? L'opposivismo. Ma perché io devo? Il costo dei suoli, la speculazione sulle aree fabbricanti. La cultura urbanistica fa l'esproprio generalizzato, che era impossibile. E quello invece riformista, di diciamo, abbinare la edilizia pubblica a un po' di edilizia privata, comune, diciamo pubblica. La 167, l'esproprio parziale per dare uno sfogo. Nell'applicare a questo nostro territorio le cose naturalmente si sono accentuate con la presenza delle marine.
perché quando cominciò lo sviluppo straordinario delle nostre marine c'era l'idea che più castri costruissero sulle marine, maggiore era lo sviluppo. Avete fatto giustamente il paragone, la percentuale di suolo consumato 35 anni fa, la percentuale aumentata di 35 volte, il 7% attuale. Adesso c'è da fare un altro sforzo, quello di far capire che il suolo è il bene più prezioso che ci sia. Mentre le energie possono essere rinnovabili, l'acqua può anche essere, ma il suolo è quello, è. E quello è per Melendugno, quello è per l'Italia, questo è per il mondo. Il suolo è il bene più prezioso. Quindi avete fatto bene a impostare tutto, consumo di suolo zero o quasi zero. Ecco, qui anche l'atteggiamento riformista di Dodò, dice dire proprio zero è un po' difficile. Però devono abituarsi, la nuova cultura deve essere accettata dai cittadini, suolo è il bene più prezioso. Quindi su questa direttrice non soltanto impedire ulteriori consumo di suolo, ma cercare, avete fatto molto bene, a riqualificare quelle aree che nel tempo sono state degradate e sono state oggetto. Il consiglio che io darei è quello di recuperare principalmente per le nostre marine quanto più aree possibile, non soltanto le pubbliche, ma specialmente per i parcheggi, perché noi abbiamo un turismo balneare che ormai è saturo. Noi vediamo nelle spiagge a Torre Rossa ogni tanto tutto esaurito, non c'è più spazio per nessuno. E avete fatto bene anche a intravedere un incremento della utilizzazione del territorio anche lontano dalla costa, e a Melendugno vediamo con piacere che stanno anche cominciando a spuntare case per ferie. Cioè il villeggiante non vanno direttamente sul mare, anche nell'entroterra. Quindi anche su questo dovete avere particolarmente attenzione. Nelle aree da riqualificare, specialmente nelle marine, io suggerirei di dare precedenza alla necessità dei parcheggi, specialmente per il turismo balneare, diciamo, giornaliero. Se c'è da fare qualche eccezione, che si faccia in altezza, a parità di cubatura, ma evitare di coprire al massimo il suolo. Questo è lo sforzo che dovreste avere come regolamentazione nell'ambito della riqualificazione delle aree nella costa. Per quanto riguarda la programmazione intercomunale, ho preso con rammarico che il Comune di Termini si è tirato indietro. Io ricordo che ero sindaco quando creammo la Unione dei Comuni e non a caso la chiamammo Terre di Acaia e di Roca, sono i nostri due gioielli, per quale motivo non metterli insieme, che diventeranno ancora più preziosi con la regionale 8, quando ci sarà il collegamento da Lecce alle nostre marine in maniera veloce con la regionale 8, il nostro territorio assieme potrà avere tanto valore e potrà essere un esempio di pianificazione moderna. Mi auguro che questo strappo con Vernone si possa ricucire. Io ho un'idea, questo è tempo addietro, un'iniziativa, un incontro, non so se c'eravate anche voi, un comitato promotore per fare il museo a Melendugno, perché giustamente, insomma, Roca è stato nei secoli uno dei punti più importanti. Nell'età del bronzo, 2000 anni prima di Cristo, era il centro più importante del Mediterraneo, non c'era Taranto, non c'era... era Roca. E beh, insomma, come cittadini di Melendugno che abbiamo Roca, questo dobbiamo cercare di sfruttarlo al massimo. Ma è anche un gioiello a Caia. E quando vedemmo ad Caia un cartello, esposizione alla Caia, Roca nel Mediterraneo, la miseria, una prova provata, questi due gioielli potevano andare d'accordo, però dicemmo, a Melendugno
cerchiamo di farlo anche il museo. E così cominciò l'iniziativa, grazie alla sensibilità dell'amministrazione comunale. Io a volte dico c'è un conflitto di interesse fra il papà Damiano Botini, ex sindaco, ex parlamentare, e il figlio Marco Botini, attuale sindaco. Ma non è un conflitto di interesse, casomai è una convergenza di interessi. Detto questo, siamo di fronte a questa esigenza di sviluppare al massimo sul piano culturale, perché il turismo balneare ormai è stato. Dobbiamo puntare su quello culturale. Questo è lo sforzo che sta facendo attualmente la Belluno. Dobbiamo fare velocemente. È stato espropriato il castello, come sapete, da me. Prima di metterlo in condizioni di avere il museo, passeranno anni fra progetto, finanziamento, realizzazione. Abbiamo la fortuna adesso, con lo spostamento degli uffici comunali alla nuova sede, si sono liberati attigui al castello i vecchi uffici comunali. Fa bene l'amministrazione, designiamo tutto per museo, un primo esempio, un primo avvio, perché se non si parte poi non si riesce mai, un primo avvio. Beh, dobbiamo convincere la soprintendenza e quant'altro che è importante avere il museo castromediano a Lecce, per banco. La regionale 8 ci collegherà Lecce, Roca, Acaglia, e beh, che cosa vogliamo di più? È però, insomma, un privilegio noi cittadini merendogno di avere almeno i più interessanti, i dischi solari, è vero, perché il fascino di un reperto originale è grandissimo. Averlo a Merendugno, in Piazza Castello, il più antico centro del centro storico di Merendugno, è il massimo che potete fare. Prevedetelo nel vostro programma. Ci auguriamo di recuperare lo strappo con Vermole, perché ritengo che sia essenziale. Io un'idea ce l'ho e l'ho fatta presente all'amministrazione. Una fondazione. È difficile mettere insieme pubblico e privato. Lo diciamo ripetutamente, ci auguriamo che venga, perché in quella fondazione, oltre a Merendugno e il Comune di Vermole, ci sarà l'unione dei comuni Terre di Acaglia e di Roca. Questo strappo si può ricucire mettendo assieme pubblico e privato, e anche attraverso l'apporto pubblico e l'utilizzo della legge Franceschini, che consente ai privati di avere un risparmio del 60% sulla dichiarazione dei redditi. Beh, con una bella pianificazione e con questa iniziativa potremmo sperare di fare dei risultati eccezionali e essere ancora una volta esempio per gli altri comuni e per gli altri territori. Grazie, scusate. Onorevole, comune a disposizione, siamo sempre a disposizione. E questo è il primo di tanti incontri che si saranno effettuati man mano che le procedure andranno avanti. Grazie a tutti e buona serata.